Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video dedicato ai personaggi della modalità zombie di Call of Duty Black Ops 3. Abbiamo visto che il mago è anche un lanciatore di coltelli, abbiamo visto che il poliziotto utilizzerà una revolvere, abbiamo visto che il pugile ha il tirapugni come specialità. Ci resta da analizzare la ballerina di Burlesque, interpretata da Heather Graham. Praticamente, a vedere bene il trailer, non ho trovato una vera e propria arma, una vera e propria specialità della ballerina di Burlesque. Però c'è un frangente, un piccolo frammento di video dove si vede qualcosa di particolare. Si vede un uomo che non sembrerebbe essere uno zombie perché praticamente il polso mi sembra di una persona normale, incatenato proprio con le manette ad un letto. Si vede la nostra ballerina di Burlesque che prende un paio di forbici dal tavolo e con quel paio di forbici va ad uccidere quella persona, come se ci volesse dire che o quella persona è un traditore, o è una persona da uccidere, o è qualcuno che si sta trasformando in zombie. Quindi mi verrebbe da dire che la caratteristica, la specialità, l'arma che potrà avere la ballerina di Burlesque sarà un paio di forbici, perché non vedo altri escamotage o altri indizi che ci possano portare ad una specialità di questo personaggio, perché nel video vengono fatte vedere proprio tutte le caratteristiche di tutti i personaggi, quindi mi sembra strano che la ballerina non venga mostrata. Quindi mi sembra che qualche cosa sarà sicuramente legata a questo paio di forbici, perché è un frangente, un frammento di video molto importante. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e soprattutto con quale personaggio vorreste giocare, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.